come vorrei una chiesa povera, che per il povero. La Chiesa, infatti, pur essendo certamente anche un'istituzione umana, storica, con tutto quello che comporta, non ha una natura politica, ma essenzialmente spirituale. È il popolo di Dio, il santo popolo di Dio, è quel che cammina verso l'incontro con Gesù Cristo. Soltanto ponendosi in questa prospettiva si può rendere pienamente ragione in quanto la Chiesa Cattolica opera. Cristo è il pastore della Chiesa, ma la sua presenza nella storia passa attraverso la libertà dell'uomo. Tra di essi uno viene scelto per servire come suo vicario, successore dell'Apostolo Pietro, ma Cristo è il centro, non è il successore del Pietro, Cristo. Cristo è il centro. Vi voglio tanto bene, vi ringrazio tutto quello che voi avete fatto e penso al vostro lavoro, mi auguro di lavorare con serenità e con frutto e di conoscere sempre meglio il Vangelo di Gesù Cristo e la realtà della Chiesa. Vi affido all'intercessione della Beata Vergine Maria, stella della evangelizzazione, e auguro il meglio a voi e alle vostre famiglie. E si ascolta le vostre famiglie. E infatti, di cuore a tutti voi la benedizione. Grazie tanto.